Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video e con una nuova location. Siamo qua in un'altra regione rispetto a dove giriamo i video e infatti siamo in Emilia Romagna e senza Dani. In questo video vi voglio far vedere tutto quello che succede in questa mini vacanza che sto facendo. Precisamente siamo a Forlì, ma gireremo anche un po' intorno alle zone limitrofi appunto a Forlì. Ma il tempo stringe, quindi iniziamo subito il video, via! Innanzitutto ragazzi vi faccio vedere il room tour della stanza. Noi avremo due stanze tra l'altro, perché una per le prime due notti e una per l'ultima notte, quindi iniziamo con la prima. Qua c'è Jackie e qua c'è il letto mio e del cameraman. Qua abbiamo un tavolino, qua c'è la TV, fai vedere pure la TV. Qua sulla sinistra c'è il letto della mamma e del papà, ma lasciamo stare. Lì c'è il bagno e qua c'è la terrazza, molto semplice, con tavolino. Qua c'è anche la sedia bucata dove il cameraman fa le scoregge. Qua c'è la cucina in comune, molto semplice anche questa. Adesso andiamo un salto a vedere Forlì. Ragazzi, comunque abbiamo preso anche una Monster in questa vacanza ed è nuova, perché Monster Energy Ultra Golden Pineapple. Andiamo all'assaggio. Molto particolare, pineapple perché ha la mela. Non è male, sa di mela, appunto darei un bel 8. Ragazzi, stasera mangeremo minestra del Conad, persone e altre le cose. Pasta e fagioli, sembra buono, aggiungiamo altri fagioli. Ragazzi, comunque non mangeremo solo questa minestra, ma assaggeremo anche la piadina romagnola. Quindi abbiamo ordinato per la prima volta su Glovo Glovo. Comunque ragazzi, commentate se volete altri video con Glovo Glovo e quelle robe lì. Ragazzi, la minestra è buona, aspettiamo le piadine. Ecco qua, è arrivato. Assaggiamo. Cioè, l'impasto è buono. Ci sono zucchine, prosciutto crudo e squacquerone. Un bel 7. Ragazzi, assaggio anche quella del cameraman. Buona, questa crudo, squacquerone, rucola. Prezzo 5,50 €, pochissimo. Siamo a Faenza e piove. Prossima tappa, Brisighella. Assurdo, assurdo. E raggiunge la torre dell'orologio dove andremo dopo. Passando di qua invece arriviamo nel punto più alto del castello. Questo ragazzi, senza ombra di dubbio, è il posto che mi è piaciuto di più fino adesso. Ragazzi, siamo arrivati all'ultima sera, quindi è arrivato il momento di farvi vedere la seconda camera dove dormiremo per l'ultima notte. Questa qua è la camera, entriamo e troviamo un buietto, no? Ma adesso togliamo questo buietto e guardate che bella luminosa che è la stanza aprendo tutte le finestre. Allora ragazzi, vi faccio vedere velocemente. Qua c'è il tavolo dove mangiamo, qua ci sono il letto mio e del camera. Qua dei miei genitori, qua dietro c'è la TV, che tra l'altro è Smart TV, quindi possiamo vedere Netflix. Qua c'è il camino dove abbiamo buttato tutte le robe, ma si può accendere anche il fuoco, ma tanto non c'è bisogno. E qua c'è la cucina con anche piano induzione, che a me non piace troppo, però quello che passa al covente prendiamo. E qua c'è il frigo, comunque molto meglio di quella di prima, secondo me. Questa qua voto 8, quella di prima invece è un 7, dai. Ci vediamo alle prossime esperienze. Ciao! Ragazzi, sono a Cesena, molto bella. Poi forse andiamo a Forlì in Popoli.
Ragazzi, Cesena è quella che mi è piaciuta di più, assieme a Faenza e Brisighella. Quindi la metto al primo posto, Brisighella seconda e Faenza terza. Ragazzi, adesso andiamo a Forlì in Popoli, dove è nata l'arte della cucina enogastronomica romagnola. Ci vediamo direttamente là. Ciao ciao! Ragazzi, siamo appena entrati, abbiamo visto il menù e c'è una scelta ampissima. Adesso vi faccio vedere cosa ho scelto io e anche il cameraman, perché mi farà assaggiare anche il cameraman qualcosina. Io ho scelto tagliatelle, asparagi e salsiccia, mentre il cameraman ha scelto tortelloni, panna e prosciutto. E poi vediamo se prendere un secondo, un dolce, vediamo dopo. Intanto assaggiamo queste robe qua. Assaggiamo l'acqua. Freschissima. Ragazzi, dobbiamo fare un video in cui facciamo degustazione di acque. L'abbiamo già detto, ma dobbiamo portarlo. È arrivato lo spiedino di pollo con i carciofi a mio papà, mentre questo è quello del cameraman e questo è quello della mia mamma. Guardate che buono. Mentre questi qua sono i miei. Mettiamo un po' di gran, bello grezzo, bello, bello interessante. Formaggio? Formaggio di Foss. Andiamo a assaggiare. Prendiamo anche un asparagino. Buonissimo. Ragazzi, lasagne così buone mai assaggiate. Adesso assaggiamo quello del cameraman. Tortellone, assaggiamo. Buonissimo. Assaggiamo anche quelli della mamma. Si sente il fosso. Andiamo all'assaggio di questa creme caramel con una... Ok ragazzi, è arrivato anche il cameraman finalmente. Andiamo all'assaggio di questo creme caramel con la base di amaretto. Molto buono. Creme caramel dolce, mentre amaretto leggermente amaro. Ragazzi, in generale veramente ottimo. Voto alle tagliatelle 8 e mezzo. Voto al dolce 8. Voto complessivo quindi un 8+8 e mezzo. Ragazzi, sono a Imola, qua del Castello Sforzesco di Imola. Bellissimo. Ovviamente Imola è famosissima per l'autodromo Enzo e Dino Ferrari. E infatti eccoci qua, sta pure nevicando polline da tutte le parti. Guardate che disastro. C'è un evento chiuso al pubblico, stanno correndo dentro delle persone. Ragazzi, abbiamo trovato un posto in cui si vede benissimo la pista e quindi abbiamo appena visto un Honda Civic in onore alla mia macchina e abbiamo visto anche delle Ferrari, ma era più veloce l'Honda Civic. Lamborghini, bellissimo, bellissimo qua. Ragazzi, ci prendiamo una pausa qua da doppio malto, non ho mai provato, proviamolo. Ragazzi, c'è tantissima roba da scegliere, alla fine ho scelto salmone e picadilli, ero indeciso con crudo e stracciatella di burrata, ma andiamo sul pesce oggi, dai. Con tutta sta roba qua dobbiamo assolutamente tornare con Danny, perché c'è tantissima roba da provare. Ragazzi, ecco qua è arrivato, patatine, salsa rosa e l'hamburgerazzo. Le patatine sono stra buone, sono rustiche, adesso proviamo l'hamburgerazzo. Molto buono. Voto 7 e mezzo, dobbiamo tornarci con Danny assolutamente. Bene ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like e commentate con quello che volete. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!